Siamo in dirittura d'arrivo e comunque già ripartiti invece in maniera forte per il 2022. Nel prossimo 26 aprile andremo a fare invece l'approvazione del bilancio 2021 che ha confermato gli ottimi risultati già conseguiti nel corso degli ultimi anni. L'utile leggermente più basso, ma dovuto ad una politica di accantonamento prudenziale fatta sui crediti per veramente prudenziale, ma vista le situazioni che stiamo vivendo, prima la pandemia, poi altri fatti internazionali di grossa portata, ci hanno portato a fare degli accantonamenti sul credito. Poi, se non si realizzano, come tutti speriamo che sia, avremo delle riprese in futuro. Comunque, confermato buoni risultati e soprattutto una grande patrimonializzazione da parte della Banca di Pesaro. La cosa importante è dare continuità ai risultati, continuità soprattutto sempre ad una sana, prudente gestione nel rispetto della mission che una banca di credito cooperativo deve avere, chiaramente una banca moderna, sempre con le tecnologie a portata di mano, come si dice, però soprattutto una banca che fa dei valori storici con la continuità nei prossimi, sicuramente nei prossimi tantissimi anni da qui in avanti.